Due commissari per la discarica di Albano sono Andrea Azzori e Paola Ficco, giuristi esperti in materia ambientale nominati dalla Prefettura di Latina. Il commissariamento arriva in seguito alla interdittiva antimafia nei confronti della società Pontina Ambiente, ramo dell'Ecoambiente che gestisce l'impianto, e di ieri la notizia che Roberto Gualtieri, come sindaco della città metropolitana di Roma, ha firmato la proroga per l'uso dell'invaso fino al 15 novembre, atto necessario perché la precedente ordinanza, siglata a gennaio quando stava per scadere quella della sindaca Raggi, aveva prolungato la possibilità dei conferimenti nell'impianto per altri 6 mesi ed era in scadenza oggi. La discarica, sequestrata a marzo dal Tribunale di Velletri a causa della mancanza di garanzie finanziarie sulla cosiddetta gestione post-mortem dell'impianto, era stata poi dissequestrata a maggio a seguito del deposito delle garanzie necessarie da parte di Ecoambiente. Ma la temporanea chiusura aveva comportato un ennesimo problema per il ciclo rifiuti della capitale, dato che ad Albano venivano conferite circa 1000 tonnellate di spazzatura indifferenziata al giorno da Roma, quantitativi per i quali c'era stato bisogno di trovare rapidamente altri sbocchi. I camion hanno ripreso a scaricare i rifiuti della capitale a Roncigliano da alcuni giorni, nonostante le proteste dei residenti e malumori del primo cittadino di Albano, Massimiliano Borelli. Stiamo per aprire il TMB di Guidonia, ha detto il sindaco Gualtieri. Tra 10 giorni avremo recuperato l'arretrato che si è creato dopo l'incendio di Malagrotta e torneremo alla situazione precedente, ma con i benefici del lavoro messo in campo nel frattempo.